Gli errori si verificano in ogni aspetto della nostra vita ed è solo attraverso gli errori, cioè analizzandoli, che possiamo imparare, correggerci e fare meglio la volta successiva. Vuole un esempio? Faccio parte del consiglio di amministrazione di un ospedale e quando ci viene segnalato un errore ne siamo felici. Vogliamo che i pazienti ci facciano sapere se si è verificato un errore in sala operatoria. Così potremo imparare da quello che è andato storto e fare in modo che non ricapiti ancora. Purtroppo nelle scienze forensi nessuno ammette l'errore. La gente è pietrificata di fronte alla possibilità di ammettere un errore. Pensano che equivalga a una cattiva condotta. Temono di perdere il lavoro e quindi tutti negano che qualcosa non sia andato per il verso giusto. Ma non ammettendo di aver sbagliato, sono condannati a ripetere quello stesso errore chissà quante altre volte. Si possono fare due cose. La prima si può fare in una forma che sia visibile a tutti, in modo che non ci possano più essere condanne ingiuste. Nell'area delle scienze forensi abbiamo scoperto, smontando dalle fondamenta grazie al DNA, 351 casi di innocenti, che nel 45% di quei casi un'errata applicazione delle scienze forensi aveva giocato un ruolo decisivo nella condanna di innocenti. Guardando alle discipline forensi che sono state utilizzate per arrivare a quelle condanne sbagliate, si scopre che la maggior parte di esse non è mai passata attraverso i criteri più rigorosi di validazione scientifica che in genere vengono richiesti per le scienze cliniche. Prima che si possano vendere al pubblico un certo farmaco per curare una determinata malattia oppure un dispositivo medico, questi vengono sottoposti a test rigorosissimi. C'è la ricerca di base, c'è la ricerca applicata, ci sono migliaia di pubblicazioni scientifiche. Vengono spesi milioni di dollari per assicurarsi che tutto vada per il meglio. E le agenzie governative stabiliscono un perimetro entro cui può agire quel determinato farmaco. Dovrebbe funzionare così anche per le scienze forensi, ma la storia ci dice che invece vale esattamente l'opposto. E così chiunque può introdurre un test forense riconosciuto dalla legge, basta che il giudice lo accetti. Ma il giudice non è formato dal punto di vista scientifico. E così chiunque sia in grado di portare l'argomentazione più persuasiva, chi appare come il migliore, alla meglio. E tutto ciò è terribile, perché provoca centinaia, migliaia di condanne ingiuste. Dunque quello che bisognerebbe fare è impedire che un metodo, un test forense, arrivi davanti al giudice a meno che non sia sostenuto da studi e validazioni ufficiali che ne dimostrino l'efficacia scientifica. Questo vuol dire che scienziati indipendenti devono essere in grado di misurarne l'accuratezza. In altri termini, quanto spesso danno risultati sbagliati? Siamo portati ad accettare che il test sbagli frequentemente se l'obiettivo di quell'esame non è così fondamentale. Ma quando invece diventa estremamente importante non si possono accettare errori frequenti. Noi facciamo un dramma se le previsioni meteo sbagliano, perché il massimo che può accadere è di bagnarsi sotto un temporale. Ma quando un test su un capello o sull'impronta di una scarpa promette un tasso di errore del 2% e poi si rivela in realtà fallace nel 60% dei casi, sullo sfondo c'è la possibilità di condannare un uomo al carcere o addirittura alla pena di morte, e questo non è tollerabile. Quello della custodia cautelare è una questione molto seria dal punto di vista politico, ovunque, non solo in Italia. Non a caso è molto sentito anche negli Stati Uniti, forse anche più che da voi. In America le norme sulla custodia cautelare prevedono l'alternativa della cauzione, ma questo significa che solo i ricchi possono permettersi di ricorrervi. E così, anche per i reati più insignificanti, per esempio salire su un autobus senza biglietto, le persone finiscono per restare in carcere per mesi, perché non si possono permettere di pagare $200 o $300 di cauzione. Queste persone finiranno per accettare di riconoscersi colpevoli, anche se magari sono innocenti, rinunceranno a cercare testimoni a favore perché non ne hanno le risorse per farlo. Probabilmente perderanno il lavoro, verranno abbandonate dalle loro famiglie. La custodia cautelare ha tantissimi effetti collaterali e per questo è un fenomeno davvero molto pericoloso. Da poco tempo negli Stati Uniti è nato un movimento che punta a far applicare la custodia cautelare solo agli individui più pericolosi, e sulla base delle più solide prove di colpevolezza.
Questo dovrebbe valere anche in Europa, in Italia e nel resto del mondo. Solo quando sarà così ovunque i diritti civili saranno realmente garantiti e il sistema sarà più giusto. Moltissimo, perché anzitutto devi contare quanti sono, poi cercare di comprenderli e solo a quel punto potrai capire quali sono i necessari cambiamenti da apportare al sistema per evitare che si ripetano. Per fare solo un esempio, le persone non hanno idea di quanti siano gli errori giudiziari che si verificano ogni anno, né immaginano quanti di questi siano dovuti a presunte scienze forensi che in realtà non sono tali. Negli Stati Uniti, per esempio, teniamo il conto delle persone scagionate grazie al DNA, ma non è sempre facile aiutare chi è ancora in carcere, perché dopo 20 anni le prove biologiche sono pesantemente deteriorate o distrutte. Il National Registry of Exoneration contiene circa 2100 casi, ma è solo la punta di un iceberg, perché è impossibile censire i reati minori in cui è frequentissimo che gli accusati si dichiarino colpevoli senza esserlo, solo perché preferiscono chiudere in qualche modo i conti con la giustizia.